stati, in più di una volta, appunto, si è sottratto addirittura al tentativo. E poi il giudice può sempre valutare il comportamento stragiudiziale delle parti che hanno ottenuto in mediazione ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Ovviamente queste sono delle conseguenze che la parte istante richiede nel suo ricorso, nel suo atto di citazione. Devo essere onesta, i giudici non sempre ne tengono in considerazione, perché molti giudici purtroppo anche loro non conoscono ancora bene l'istituto della mediazione. Però noi, proprio con gli strumenti che ci vengono forniti dal nostro regolamento, tentiamo di limitare il più possibile di finire da, che le parti poi finiscano davanti al giudice. Ovviamente per incentivare la partecipazione oltre al verbale utilizziamo lo strumento della chiamata. Ad esempio, se abbiamo il contatto telefonico, in sede di mediazione, anzi addirittura in una fase ante incontro, chiamiamo il convenuto e cerchiamo di capire se ha ricevuto la convocazione, se l'ha ricevuta, se intende partecipare o meno, seppur non ha ancora mandato il modulo di adesione. E spesso accade che appunto ci dicano no, non abbiamo capito, non ho capito di cosa si tratta, gli fai un breve excursus al telefono e lo inviti a partecipare. Magari se è in tema di una mediazione perché è il conduttore che non ha pagato i canoni, gli si dice guardi che il proprietario le ha fatto un favore a chiamarla in mediazione rispetto a farle arrivare lo sfratto per onorosità, quindi venga che ne parliamo, e quindi iniziano a capire che forse è opportuno che vengano. Se appunto non rispondono in una prima fase, si prova ancora all'incontro. A volte è segnalato l'avvocato e quindi chiamiamo il collega e cerchiamo di capire perché non è lì. A volte capita in materia condominiale che non siano lì perché l'assemblea non ha deliberato la partecipazione alla mediazione, seppur non ci hanno trasmesso la delibera prima. Quindi lo invitiamo a fare una seconda convocazione allegando alla convocazione assembleare i verbali, così che i condomini leggano. Quindi per quello che all'inizio ho detto vi parlo della mediazione che funziona, perché la mediazione se è fatta come? Leggo l'istanza 10 minuti prima dell'incontro, vado all'incontro, non so nulla di quella questione, non ci ho lavorato dietro, la mediazione parte zoppa. C'è da dire anche che è necessario avere una struttura alle spalle che funzioni, perché è ovvio che il mediatore singolo poco può fare o comunque fa la sua parte se non ha però la segreteria dell'organismo che supporta. E quindi anche questo è importante, perché ci sono alcuni organismi che non hanno una struttura a livello di segreteria che funziona correttamente, o comunque così solerte, diligente. Perciò anche quello è il primo tassello. Poi, noi ho parlato di mediatori al plurale, perché veniamo nominati sempre in collegio. In linea di massima c'è l'avvocato o il giurista, quindi l'esperto in materia di diritto, in dipendenza dalla materia che si va a affrontare. Chiaramente se è una materia bancaria, io non so pressoché nulla di materia bancaria, non verrò mai nominata su una mediazione bancaria. Altrettanto un collega che invece è un giurista in materia bancaria non verrà pressoché mai nominato su una questione di diritti reali. No, successioni già potrebbe avere il suo senso. Ah, responsabilità medica, certo. Però al plurale perché l'avvocato e il giurista sono affiancati dal tecnico della materia. Quindi in materia condominiale c'è l'amministratore o il fiscalista o comunque il geometra se si controverte ad esempio di diritti reali in condominio, una servitù tra due condomini. E quindi capite bene che il fatto di avere all'interno del collegio un tecnico limita il ricorso alle cosiddette perizie, sia di parte sia della CTU che si può fare in mediazione, perché il tecnico dà quel supporto appunto tecnico per avvicinarsi alla soluzione del problema. E quindi è un vantaggio, perché poi comunque in mediazione ciò che è molto importante è la persona. Infatti l'avvocato, salvo che non sia il difensore di una società che quindi può venire con procura speciale, non basta, deve venire l'avvocato quando è obbligatorio o quando è opportuno che ci sia l'avvocato, poi spiegheremo la differenza, però è opportuno che ci sia la parte personalmente, perché in mediazione emergono i bisogni. Il diritto c'è, lo dico sempre, ma c'è sullo sfondo. In mediazione cerchiamo di risolvere problemi con soluzioni che a volte si discostano assolutamente da quello che può avvenire in giudizio, anzi
ci sono accordi di mediazione che un giudice non potrebbe mai disporre una cosa del genere. Pensate in tema di locazioni, il giudice potrebbe mai dire al conduttore il proprietario ti versa 5.000 euro e rinuncia al debito purché tu te ne vada domani? No, in mediazione è capitato che il proprietario versasse un importo al conduttore per far sì che liberi i locali con impegno alla consegna delle chiavi una settimana dopo. Il giudice non potrebbe mai farlo, perché se viene richiesta l'emissione dell'intimazione di sfratto per morosità con decreto ingiuntivo, il giudice può solo convalidare lo sfratto ed emettere il decreto ingiuntivo. In mediazione no, possono esserci altre soluzioni. Quindi abbiamo detto altro aspetto per cui la mediazione che funziona può essere definita tale. Perché noi, a parte che i mediatori sono sottoposti a un particolare intenso obbligo formativo, continuo e intenso percorso formativo, oltre ad aver la necessità di aver, dobbiamo fare 100 crediti ogni anno, che sennò io faccio più fatica a fare quelli da mediatrice che non da quelli da avvocato, e continuiamo a fare corsi di aggiornamento. Le mediazioni in tirocinio servono anche a quello, perché sapete che il decreto parla di 20 mediazioni ogni biennio per poter mantenere l'iscrizione quale mediatore. Le comediazioni ci permettono di non fare il mediatore a titolo gratuito, ma comunque quando magari c'è una materia che non è la nostra personale, mi è capitato di fare mediazioni bancarie e quindi è una formazione anche quella. Approfondire. Allo stesso modo un tecnico che assiste il mediatore giurista comunque acquisisce un sapere anche giuridico, quindi il servizio offerto è a tutto tondo a questo punto. Poi un altro strumento che abbiamo noi per il buon fine della mediazione è la proposta. Di prassi il mediatore nella maggioranza degli organismi può fare la proposta solo su richiesta delle parti. In realtà il decreto 28 dice che quando non è raggiunto l'accordo il mediatore formula una proposta. Di che anno? Il decreto 28 del 2010, il decreto legislativo 28 del 2010. Mi è stata data una cartellina all'ingresso quando avete fatto l'accreditamento in cui trovate una breve biografia dei relatori, i contatti dello sportello di Ceriano e soprattutto una guida sulla mediazione, mediazione saperne di più, che è un po' il sunto di tutto quello che si può sapere rispetto alla mediazione, che è molto utile, è fatta molto bene, quindi vi invito proprio a leggerlo, sono 3 fogli. Grazie. Troverete un po' il riassunto di quello che vi sta raccontando.